Un uomo ha tentato di rapinare una farmacia in piazza De Andrea Paullo, in provincia di Milano. Entrato con il volto coperto da un cappello e una sciarpa, ha minacciato il farmacista con un coltello, gridando: «Consegnatemi tutto quello che avete, devo pagare le bollette». I testimoni hanno notato che l'uomo aveva la voce tremante, suggerendo che fosse un rapinatore inesperto. Non era nemmeno consapevole della presenza di almeno 10 telecamere di sorveglianza nella piazza. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno identificato il rapinatore, un uomo di 55 anni della zona. Il sindaco di Paullo, Federico Lorenzini, ha commentato: «La storia è davvero triste, probabilmente spinto dalla necessità, l'uomo non si è reso conto delle conseguenze di una rapina a mano armata». Non è chiaro cosa abbia detto l'uomo ai carabinieri quando sono arrivati a casa sua, ma ora dovrà difendersi dall'accusa di rapina.